Incontri diretti tra produttori di vino e buyer, un'occasione per far conoscere le etichette toscane e per promuovere opportunità di business. ByWine cresce e mette in relazione la Fortezza d'Abbasso di Firenze, 160 compratori da 39 paesi del mondo, con 230 aziende del territorio e le loro 1.400 etichette. La manifestazione, che incrocia domande e offerta, prosegue fino all'11 febbraio, con 3.000 incontri in programma e 23.000 degustazioni. Le aziende toscane si dicono soddisfatte dopo le prime ore di faccia a faccia con i buyer. È la nostra terza, quarta volta a ByWine, è un'azienda, è una fiera che sta, diciamo, crescendo anche di qualità e sì, ci siamo trovati molto bene, ecco perché appunto ogni anno ci viene riproposta e siamo lieti di partecipare. Siamo molto soddisfatti però adesso dell'evento e siamo sicuri che, quantomeno per quello che abbiamo visto fino adesso, i rapporti continueranno. Poi ci sono i nuovi, le aziende giovanissime, il caso di Quercia Matta, nata nel 2018, azienda che produce vino a Monsumano Terme, che si presenta a ByWine per la prima volta. Siamo alla nostra seconda annata, prima esperienza nel ByWine. Quando siamo partiti è successo qualcosa a livello mondiale e quindi ci ha creato tanti problemi. E quindi per ora, siccome siamo presenti solo in Italia, la voglia è quella di provare a così portare i nostri prodotti anche all'estero e quindi abbiamo scelto di venire qui al ByWine. Il vino sartoriale, le case di blasone, le microaziende, le giovani aziende, ecco che la Toscana si presenta al mondo in tutta la propria eccellenza vitivinicola, come ha ricordato lo stesso presidente della regione toscana Eugenio Giani all'inaugurazione di ByWine a Firenze. Fra il moderno e l'antico, fra la terra toscana che si intreccia con i sapori del Bacco, degli Etruschi e dei Romani, che non a caso Michelangelo immortalava nelle statue, la capacità della Toscana di essere ambasciatrice attraverso il proprio vino è davvero un fatto straordinario che è famoso nel mondo. Poi c'è il valore generato dalla filosofia delle aziende, sempre più propense a produrre rispettando l'ambiente. Su 230 seller, ben 115 producono vino biologico. La fotografia dei produttori racconta poi dell'opportunità generata da ByWine di far conoscere ai compratori esteri le piccole o piccolissime aziende. Una grande occasione di internazionalizzazione. L'esperienza che abbiamo avuto lo scorso anno ci dice che quasi il 75% dei contatti si trasforma in contratti, che è una cosa molto importante per aziende come quelle che noi ospitiamo. Sono poi aziende medio-piccole che non sempre hanno l'opportunità di incontrare mercati internazionali rilevanti, quindi questa è una manifestazione che per una piccola e media azienda è una manifestazione straordinaria. Mette a disposizione in economie di scala comunicazione, networking, piattaforme e quindi condivisione di pensieri che altrimenti un piccolo non riuscirebbe a fare. Intanto Fondazione Sistema Toscana, editore della testata giornalistica in Toscana che segue con format dedicati il mondo dell'agroalimentare, della Toscana e di Visitask nel portale Destinazione Turistica, ha presentato alcuni dati di crescita dell'interesse degli utenti verso i temi enogastronomici. Sui temi dell'enogastronomia, nell'ultimo anno mercati come quello tedesco, come quello inglese sono aumentati del più 240%, 250%, la Spagna più 130%, gli Stati Uniti, l'Australia hanno tutte percentuali di crescita per l'attenzione della Toscana turistica conosciuta attraverso l'enogastronomia e quindi la conoscenza e le esperienze nelle vigne, assaggiando i vini, ma anche conoscendo chi li produce e il racconto che c'è dietro.